Beh, a tutti utenti di YouTube, da narratore italiano. Da Porfo 90. Oggi vogliamo fare con Porfo la differenza tra TV e internet. Partirò io un minuto, poi toccherà a Porfo un minuto. Innanzitutto la TV io lo reputo un mezzo passivo e non un mezzo attivo, perché con la TV io faccio zapping, cambio canale, le notizie che mi vengono date le ascolto, le vedo, però non posso partecipare né fare il confronto delle fonti. Ed è un mezzo che non consente di ragionare, ma una persona si mette a casa propria, davanti alla TV stessa, seduta sul divano, a ascoltare passivamente le notizie. Non può interagire, non è un mezzo che consente, che permette l'interazione, ed è un mezzo che io chiamo della passività, quindi che non ha la possibilità e non fornisce la possibilità a un essere umano di andare lì e direttamente essere attivo nell'ambito domestico, quindi casalingo. Prego Porfo, che cosa è per te la TV e il web? Per me la TV è ormai sicuramente un mezzo di comunicazione che secondo me tende sempre di più oggigiorno ad essere sorpassato. Era sicuramente un mezzo anche di intrattenimento fino a una decina d'anni fa, che poteva anche essere utile perché ha comunque contribuito a diffondere anche programmi interessanti e guardabili, e ha anche svolto la funzione in qualche modo di educare le generazioni passate, ma oggi grazie all'avvento di internet sta perdendo sempre di più il suo fascino, la sua importanza, perché internet dà la possibilità all'utente di essere più attivo e non più passivo, di poter confrontare le notizie da più fonti, dà la possibilità di poter accedere a dei contenuti quando vuole e nel modo che vuole, e quindi c'è una maggiore interazione, come dicevo prima. Ultima domanda, per te internet e la TV sono un mezzo passivo e attivo? Ma la TV è un mezzo più passivo, internet no, è un mezzo sicuramente più attivo, dove è possibile anche partecipare di più. Bene, perfetto, da narratore italiano e da Porfo 90 è tutto, iscrivetevi al mio canale, un saluto e al prossimo video, ciao! Ciao.